c'è una goccia che è stata lontano da casa. Acqua San Bernardo, bentornata a casa. La partita di oggi penso che sia lo specchio di tutte le partite che ci sono state finora. Creiamo tanto, costruiamo tanto, però subiamo anche troppi gol, quindi penso che quando tutte le partite siano così, quindi a maggior ragione un derby contro il Limena, sapevamo che non molavano su nessuna palla, e quindi penso che sia la cura dei dettagli che ci manca per fare quel passetto in più per dare continuità ai risultati. Peggio prendere gol al 90esimo facendo un fallo come l'abbiamo fatto su una punizione dove sicuramente a livello di fisicità noi eravamo superiori al Limena, perché se guardiamo i centimetri sicuramente noi eravamo superiori, quindi secondo me, se devo essere sincero, forse è peggio il secondo del primo, però sicuramente il primo è un errore grave, perché sapevamo che loro hanno nella ricerca della profondità e nella velocità, negli spazi, la loro arma, e ci siamo fatti infilare. Comunque tuttavia dopo eravamo stati bravi a rimetterla nella giusta carreggiata subito, e prendere gol così su una punizione nata da un'indecisione, su delle marcature saltate, dopo ha fatto anche un bel gol, c'è da dire, però purtroppo è andata così. Io penso che da inizio anno la prestazione non sia mai mancata, giochiamo anche molto bene a calcio, perché tutto si può dire tranne che non proponiamo calcio, giochiamo bene, il terreno qua ce lo consente anche, quindi penso che di fattori positivi ce ne siano tanti, sarebbe sarebbe riduttivo non esaltare anche i lati positivi. Dobbiamo però lavorare sugli errori, perché abbiamo preso troppi gol anche su indecisioni che se vogliamo stare in alto, fare un campionato tranquillo, dobbiamo assolutamente limare. Ho fatto una buona partita, sono contento per i due gol, solo che dovevamo essere un pochino più svegli sui gol presi, e niente, potevamo fare meglio, portare a casa la partita, potevamo chiudere sì il 2-0 oppure fare anche il 3-1, e potevamo essere più cinici davanti alla porta e più concentrati alla fine. C'è una goccia che è stata lontano da casa. Acqua San Bernardo, bentornata a casa.